Buongiorno e bentornati a Veronello News, giornata piovosa qui allo Sport Hotel Veronello. La squadra infatti si è allenata qui sul campo sintetico a causa delle abbondanti piogge scese in questa giornata. È sicuramente una settimana particolare, infatti il risultato di domenica negativo contro la Sampdoria con la sconfitta per 2-1 non permette alla squadra di Eugenio Corini di restare tranquilla. La partita di domenica contro il Torino sarà decisiva e importante per il proseguo del campionato. Due sono i punti di vantaggio sulle inseguitrici, sulla terzultima posizione, sul Sassuolo e sul Bologna a quota 28. Come di consueto oggi doppia seduta d'allenamento infrasettimanale. Questa mattina la squadra è stata divisa in due gruppi, ha lavorato solo in palestra agli ordini del professor Sciuto con lavori su forza e resistenza. Poi nel pomeriggio un inizio con un riscaldamento libero, poi possessi palla, sviluppi di cross e tiro e alla fine partitella finale su campo ridotto. Oggi due capitani d'eccezione hanno scelto le squadre per la partitella di fine allenamento proprio come si faceva da bambini all'oratorio. Per i bianchi per Parim e Temai, per i rossi invece Bukhari Dramé. Per la cronaca, ad aver vinto la sfida è stata la squadra rossa, la squadra di Bukhari Dramé, che ha vinto due tempi su tre a disposizione di 5 minuti l'uno. Gol finale di Cyril Theraud. Non ci sono squalificati per la squadra di Giampiero Ventura nella sfida di domenica contro il Chievo al Bentegodi. Tre invece gli uomini fermati dal giudice sportivo per Eugenio Corini, per Parim e Temai, Bostian Cesar e Nicolas Frey. Buone notizie invece dall'infermeria, pienamente recuperati l'attaccante Alberto Paloschi e Bukhari Dramé. Sulla via della guarigione quindi potrebbe anche rientrare per la sfida di domenica il difensore Matteo Rubin. Come già avvenuto nella sfida contro il Sassuolo anche per la gara di domenica con il Torino, la società clivense ha deciso di mettere in vendita i biglietti a metà prezzo, ovvero scontanti del 50%, entrata gratuita invece per tutti gli under 15. Una scelta quella della società clivense che ha come obiettivo quella di far sentire ai giocatori il calore e il sostegno di tutti i supporters gialloblu. Perché se da una parte è vero che dopo gli ultimi risultati sicuramente negativi i giocatori devono dimostrare di meritare questa Serie A insieme ai propri supporters, dall'altra è vero che c'è il bisogno di tutti i giocatori di sentire più vicini possibili i tifosi, come d'altra parte già avvenuto nel corso di tutta questa stagione. Oggi in conferenza stampa ha parlato Luca Rigoni, il centrocampista vicentino tocca tre temi: quello che non ha funzionato nei minuti finali della gara contro la Sampdoria, cosa si aspetta dal match di domenica contro il Torino e un messaggio ai tifosi. Sì, sinceramente io l'ho rivista dopo la partita, che eravamo veramente delusi dopo una sconfitta del genere, abbiamo commesso alcuni errori negli ultimi minuti della gara in cui eravamo in superiorità numerica. Abbiamo buttato via una grossa occasione, però abbiamo commesso degli errori individuali che ci è costato caro e adesso dobbiamo svoltare pagina e pensare subito a queste tre partite nelle quali dobbiamo sicuramente fare punti per il nostro obiettivo. Sì, però adesso secondo me qualsiasi squadra che viene cambia poco, dobbiamo guardare più a noi stessi, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Sicuramente sarà una partita dove avremo le difficoltà, dovremmo eliminare i nostri errori e appena possiamo dobbiamo punirli e di conseguenza portare a casa dei punti. Sicuramente noi abbiamo un obiettivo, come ho detto prima, che credo che sia molto, molto più importante del Torino: restare in Serie A. Dobbiamo emergere, avere le motivazioni più importanti e dopo dobbiamo far capire subito che noi abbiamo la rabbia, la determinazione, che ci dobbiamo riprendere da una sconfitta. Ah, ci può stare che i tifosi siano delusi, ma lo siamo anche noi in primis, che lavoriamo tutti i giorni e sappiamo che loro ci sostengono. Ringraziamo quando ci applaudono, quando le cose vanno bene, ogni tanto prendiamo qualche fisico, come è giusto che sia, però credo che adesso in questo momento qua dobbiamo stare tutti uniti e arriveremo al nostro obiettivo insieme. Anche per oggi è tutto, vi ricordiamo che per vedere la puntata di Veronello News basterà collegarsi al sito www.chievoverona.tv, il canale ufficiale di YouTube e Facebook della società clivense. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento è fissato per venerdì con la conferenza stampa di mister Eugenio Corini. Thank you.